Buon pomeriggio, buon pranzo, anche perché mancano così 2 o 3 minuti alle 13. Beh, questo voglio farlo di questo video come più o meno video racconto, perché è un po', diciamo, di aggiornamento su di me, diciamo. Beh, per come vi dissi un po' di settimana scorsa, che insomma, purtroppo per la seconda volta non sono stato proprio bene. Invece, piano piano, anche ovviamente con l'ausilio del piano terapeutico, e quindi va bene la situazione. Quindi poi, insomma, mi sta aiutando anche il fatto finalmente di saper più o meno all'interno della settimana come gestire, di essere riuscito a trovare un giusto equilibrio, di sapere quindi al mattino faccio questo, pomeriggio, sera faccio questo. È ovvio, poi ognuno di noi è diverso, come c'è chi per esempio approfitti un po' di questa stagione estiva come è giusto che sia, considerando il recente passato molto vicino della pandemia. Difatti, quindi, quando c'è l'occasione, bisogna, come ho vissuto ieri, un momento fraterno di convivialità con persone che conosco, chi magari sto conoscendo piano piano, di Legambiente Trani, che saluto vivamente. Quindi molto contento ovviamente di questo mio rilancio, o allo stile canzone di Jovanotti, come se fosse appunto una nuova era. In più mi sto portando al collo con me quando esco questa coroncina di, ecco, di Medjugorje, che mi è stata regalata da un fedele come me qui dalla parrocchia Spirito Santo a Possobiano, e mi sta accompagnando molto spiritualmente, perché comunque io faccio parte di un gruppo del rinnovamento nello spirito proprio qui in parrocchia, lo Spirito Santo, e mi sento, come si dice, mi sento felice. Fortunatamente la gente con cui io passo del tempo sono persone che mi comprendono, mi capiscono, e quindi sono molto contento di questo. Poi dei vari progetti, attività e luoghi che frequento, voglio dire, ho la fortuna, per esempio, giù presso i giardini dell'ospedaletto, perché di Trani sa dove ci sono i vaccini per i bambini, uno spazio molto grande, giardini arricchiti da piante, insomma. Anche perché, no, diciamo che la natura fa parte anche della vita. E
Ringrazio davvero tutti coloro che mi hanno accompagnato e mi continuano ad accompagnare questo mio percorso di età abbastanza giovane. Infatti, no, questa domenica, la prossima, farò 26 anni, quindi poi quest'anno, insomma, sarà una festa bella particolare, quindi anzi festeggerò su più fronti. E forse per me proprio appunto anche il riferimento del compleanno un modo di riprendere la normalità che diversi mesi fa abbiamo un po' perso, e io come un po' tutti ne abbiamo sentite le conseguenze, però ho detto adesso cioè mio, penso il segreto un po' di tutti a quello, cioè di tenersi impegnati o anche venendo incontro con la tecnologia, facendo una chiamata con un amico, un'amica, chattando, messaggi scritti, vocali WhatsApp, Messenger, quindi ieri appunto un'esperienza conviviale che mi ha fatto davvero bene. Poi spero vivamente, come anche i responsabili di Legambiente, speriamo tanto, un progetto che c'è in cantiere che si realizzi. Ma poi, insomma, si sa, l'unione fa la forza, quindi difatti da soli nel singolo il singolo non basta. Comunque, vi auguro buon proseguimento di giornata, buon pranzo. Beh, ieri qui, a proposito, ora che mi sono ricordato, proprio poco prima che ci riunivamo tutti verso la pizzeria, qui c'è stato un po' di pioggia, tranne questa mattina anche, ho condiviso un po' del mio tempo con una persona altrettanto brava, che vive ad Andria, quindi e mi ha detto praticamente che quindi anche ad Andria, insomma, c'è stata tanta pioggia. E poi ho sentito anche alcune persone, non ho letto un articolo, ma comunque ho sentito purtroppo a Palermo che, insomma, danni ingenti, e purtroppo, insomma, sappiamo tutti, non esistono più le stagioni, anzi si sono destagionalizzate, nel senso che quindi in estate abbiamo questi temporali, grandinate, quindi poi chissà, magari in autunno abbiamo un tempo mite o all'inizio un po' caldo. Insomma, bisogna comunque adattarsi. Beh, poi, insomma, lo dice una persona che io, come penso in tanti, purtroppo quando vi sono i cambi di stagione, come ogni cosa, ci sono dei pro e dei contro. Bene, io vi saluto, sono intorno ai 10 minuti, quindi ci vediamo domani con un nuovo video. Alla prossima, buon proseguimento. Ciao!